Allora, eccoci qua, anche un altro passetto, come forse alcuni di voi sanno, ormai non faccio più l'impasto al giorno, ma ne faccio due, tre, quattro. E questo è un impasto preparato l'altro ieri. Che cos'è? È una biga, o comunque un prefermento, come adesso è tanto di moda parlare di prefermento, anzi lo dicono un po' la milanese, un prefermento, con la E come, vabbè. Questo prefermento che ha di particolare? Che è rimasto a 18 gradi per 48 ore. 48 ore, ragazzi, è tanta roba, proprio tanta roba. Sviluppa profumo e sapore, così come vedremo, ma soprattutto sviluppa una struttura molto alveolata, molto bella, molto caratteristica, che sembra richiama un po' l'effetto della, come si chiama, delle ragnatele, una ragnatela di glutine allungata, fitta fitta, con piccoli forellini, molto strana, molto bella, a me piace tantissimo, mi fa un bel effetto, insomma. Allora, questa, eccola qui, togliamo il più possibile l'impasto senza danneggiare la ripresa, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Ecco. Adesso, ragazzi, vedete che bello che viene, prima di tutto vado a sniffare. Non so, voi non potete immaginare che cos'è, ma il profumo è buonissimo, si sente soprattutto l'alcolico, ma anche note di lattico sviluppate, è proprio una biga, classica biga. La cosa carina è che non sa di acido. 48 ore a 18 gradi e c'è zero acidità, questa è la cosa bella. Adesso guardate che effetto fa. Sì, l'avvicino qui. Stacchiamo un po' dalle pareti e vedete che succede se tiro. Guardate che bello, guardate che meraviglia, è bellissimo, mi piace proprio tanto tanto tanto. Guardate come viene, è fantastico, è una delle scene più belle del mondo della panificazione. Vedete che bellezza, guardate, è tutto così. Se lo si tira esce sempre solo in questo modo. È una cosa bella. Siccome noi ci nutriamo di bellezza, guardate, guardate che cos'è. Bellissimo. Ok, adesso questo prenderà la strada, in questo caso non della pizza, ma della panificazione. Ci facciamo una bella ciabattina e vediamo che cosa ne uscirà. Va bene ragazzi, volevo farvi vedere questa fase un po' particolare di questo genere di impasti con lunghissime fermentazioni, 48 ore a 18 gradi, insomma non è di tutti i giorni, però vedete che meraviglia, è bello, proprio, è qualcosa di magico, sembra la biga degli elfi, che ne so, del mondo di mezzo, ecco, guardate che bellezza. E vedete che struttura, eh? È bello, non faccio che ripetere, è bello, è bello, è bello, mi rendo conto, vabbè. Ragazzi, chiudo qua perché mi vergogno di continuare. Ciao.